Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, in Italia sono sempre più le donne che hanno una bassissima considerazione di se stesse fino ad arrivare alla depressione. Sono infatti il 14,9% ad essere affette da questa tremenda patologia. Molti rimedi che possono essere utilizzati dalle medicine allo sport fino alla meditazione, ma di sicuro quello che davvero garantisce il superamento di certi limiti è l'autoaccettazione di sé. A invogliare le donne a riscoprirsi, ad amarsi, a ritrovare la sana gioia di vivere negli ultimi tempi ci sta pensando il burlesque, che grazie al trasformismo riesce sempre più spesso a risvegliare sensualità, autoironia, consapevolezza del proprio corpo, ma anche benessere psicofisico. A Napoli arrivano i primi corsi a fare da apripista a questa nuova tendenza culturale e sociale. È una delle più accreditate esponenti del movimento, Candy Bloom, al Secolo, Francesca Filardo. Molte donne si stanno aprendo a quest'arte, ovviamente ci sono dei bagagli e degli scogli culturali molto profondi da superare, anche perché molto spesso è ancora purtroppo visto come uno spogliarello, mentre il burlesque è un'arte teatrale. Ogni donna si avvicina al burlesque per un motivo differente e poi ovviamente dal momento in cui tu senti di avere un corpo e ti muovi in maniera rilassata, inizi a avere anche un po' più di autostima. Quindi il burlesque si fa per imparare ad amarsi. Normalmente io dico è più indicato per le donne un po' più grandi d'età, un po' più mature. Io preferisco consigliarlo a le donne più grandi, cioè quelle che hanno superato i 30 anni. Se hanno superato i 40 è meglio ancora. Però nei miei corsi ho anche delle ragazze che fanno burlesque che se la cavano molto molto bene, quindi il burlesque praticamente è adatto veramente a tutte le donne.